guarda qua. Questo è il panettone. Amiche mie, oggi a grande richiesta preparerò il panettone. Il panettone, come tutti noi sappiamo, è il dolce per eccellenza del Natale, conosciuto in tutto il mondo. Innanzitutto partiamo dal presupposto che il panettone non può essere fatto in pochissimo tempo, perché alla fine non sarebbe un panettone, ma una brioche. Quindi sappiate che ci vuole il tempo che ci vuole per farlo bene, per avere un ottimo risultato. Io cercherò di farlo in maniera semplificato, semplice, come io d'altronde so fare, e quindi senza stressarvi troppo, faremo insieme questo panettone, lo spiegherò passo passo e penso che non avrete problemi nel replicarlo. E quindi adesso iniziamo dalla base. Preparerò una biga. La biga è un panetto formato dal lievito di birra, farina e acqua che farò lievitare per lungo tempo fino a raggiungere una maturazione abbastanza concreta. Perché? Perché se noi facciamo lievitare di più e quindi maturare il panetto, il risultato del panettone sarà ottimo. E adesso iniziamo subito, è tardi, come non so se si capisce. Che ore sono? Le 7 meno un quarto. Sono le 6:45, quindi le 7 meno un quarto di sera. Quindi io preparerò questa biga e la lascerò fino a domani. E quindi, dopo fatto questo, ci rivediamo domani. Ed ora iniziamo. Per la preparazione della biga abbiamo bisogno di 15 g di lievito di birra fresco oppure 5 g di lievito di birra secco che io metto in una ciotola e aggiungo 40 g di acqua a temperatura ambiente e vado a sciogliere il lievito di birra. Una volta sciolto il lievito, aggiungiamo 80 g di farina Manitoba. Quindi la versiamo e cominciamo a impastare. Una volta impastato, diciamo la farina con l'acqua, la svuotiamo sul piano da lavoro e lavoriamo per formare il panetto. Come vedete è abbastanza asciutto, ma così deve essere. Quindi andiamo con le mani a impastare e formiamo il panetto. Ed ecco qua, il nostro panetto è pronto. Lo frilliamo un po', prendiamo una ciotola, lo rimettiamo dentro, lo copriamo con pellicola e lo lasciamo lievitare. Buongiorno
amici e amiche mie, sono passate 15 ore dal momento in cui ho preparato la biga. E la biga è lievitata ed è anche maturata e quindi è pronta per poter iniziare il primo impasto del panettone. Abbiamo bisogno di 260 g di farina Manitoba setacciata, 70 g di burro a temperatura ambiente, 70 g di zucchero semolato, 170 g o ml di acqua a temperatura ambiente, 2 rossi d'uovo misura grande. Inizio la lavorazione mettendo nella planetaria la biga, l'acqua e metà della farina. Comincio a far lavorare la macchina e nel frattempo unisco l'altra metà di farina un po' alla volta fino al completo assorbimento. L'impasto ha preso corpo e a questo punto iniziamo ad inserire i tuorli d'uovo uno alla volta. Quindi mettiamo il primo, lo facciamo assorbire, dopodiché mettiamo il secondo e facciamo assorbire anche l'altro. Sono stati assorbiti benissimo dall'impasto, adesso è la volta dello zucchero. Verserò all'interno lo zucchero e lo farò assorbire bene, dopodiché aggiungerò a pezzetti il burro morbido a temperatura ambiente e mi raccomando cercate di farlo assorbire completamente, deve essere poi alla fine un panetto asciutto, ok? Dall'ultimo cubetto di burro che ho inserito nell'impasto sono passati esattamente 20 minuti di lavorazione. Adesso per vedere se l'impasto è perfetto non ci resta che fare la prova del glutine, che vuol dire che prenderò un pezzo di impasto e lo stenderò tra le mani. E quando vediamo che la maglia diventa, diciamo, l'impasto diventa sottile e trasparente come una calza, e allora l'impasto è pronto. E adesso vi faccio vedere come si fa. Ci infariniamo un po' leggermente le mani, le dita, e andiamo a prelevare un pezzo di impasto. Come vedete, l'impasto è liscio e bellissimo. Allora, io prendo un pezzetto di impasto, lo stacco, lo metto tra le mani, infatti perciò ho detto infarinate un po' le mani, perché magari è morbido, e adesso non ci resta che allargare tra le mani questo pezzetto di impasto e piano piano lo allarghiamo
e vediamo che traspare. E quando l'impasto diventa così e non si spezza, l'impasto è pronto. Bellissimo. Lo rimettiamo dentro, stacchiamo il tutto dal gancio, vedete com'è bello morbido. Vedete? E portiamo tutto sul tavolo da lavoro. Infarino leggermente il piano da lavoro e svuoto l'impasto che è bellissimo, guardate. Bello. Non dobbiamo fare altro che prendere il nostro impasto e dargli qualche piega in questo modo. Vedete? Vedete che si stacca tranquillamente e noi andiamo ad arrotolarlo. Ecco qua. Fatto questo, formiamo un bellissimo panetto, bello, liscio, morbido. È spettacolare, ragazzi, questo impasto, vedete? Guardate. E a questo punto non ci resta che metterlo in una ciotola e aspettare che lieviti. Copro con pellicola e aspetto che il panetto lieviti e triplica il volume, quindi abbiamo bisogno di un po' di tempo. Naturalmente tutto questo dipende dalla temperatura dell'ambiente, però quello che vi dico è che più è lenta la lievitazione, più sarà ottimo il risultato. Coprite sempre con un canovaccio, anche se c'è la pellicola, e tenetelo in un posto dove non ci siano spifferi d'aria e quindi una temperatura costante. Amici, sono passate 4 ore e mezza e questo è il risultato. Bellissimo. Mettiamo qui da parte. E adesso continuiamo con il secondo impasto. Elenco gli ingredienti e poi man mano vediamo il procedimento. Per il secondo impasto abbiamo bisogno di 60 g di farina Manitoba, 20 g di zucchero semolato, 2 rossi d'uovo, 10 g di miele, un cucchiaino abbondante di vaniglia, di estratto di vaniglia, 20 g di burro morbido, la scorza grattugiata di un'arancia non trattata, la scorza grattugiata di un limone non trattato, 3 g di sale, 80 g di cedro candito, 170 g di uvetta. Naturalmente, come vedete, questi non sono 80 grammi di cedro, ma bensì una ventina di grammi. Perché? Perché personalmente a me il cedro non piace, però ne metto poco per dargli l'aroma. E quindi abbiamo chiarito questa cosa, magari vedendo uno dice, ma com'è possibile, non sono 80 grammi, e avete ragione. Ok, adesso passiamo alla preparazione del secondo impasto. E seguitemi attentamente. La prima cosa da fare, vi mettiamo di nuovo il primo impasto nella ciotola della planetaria. Che bello, ragazzi, guardate, è una meraviglia, è bellissimo. Succederà così perché è lievitato, bellissimo, veramente bello. E quindi questo si staccherà un po' alla volta. Guardate com'è bello lievitato, si vede dall'alveolatura, eh? E questo è importante, questo fa sì che verrà un bellissimo panettone soffice e di ottima qualità.
aggiungo il miele e la farina e comincio a far amalgamare il tutto. L'impasto ha assorbito sia la farina che il miele che ho messo all'interno. Adesso viene questa fase un po' diciamo particolare, nel senso che dobbiamo mettere tutti gli ingredienti in sequenza, però tra un ingrediente e l'altro dobbiamo fare in modo che l'impasto assorba tutto quello che noi mettiamo all'interno. Quindi noi adesso cominciamo con il sale, aspettiamo che assorba bene tutto il sale l'impasto. Poi metteremo lo zucchero, aspettiamo che lo zucchero viene assorbito. Poi metteremo le uova una alla volta e altrettanto dovranno essere assorbite dall'impasto. E noi ci accorgeremo che l'impasto assorbe quando la scodella della planetaria rimane pulita. E quindi oltre alle uova dopo continueremo con gli aromi e infine il burro morbido che faremo assorbire bene bene bene. Poi da lì in poi, una volta assorbito il burro, non ci resta che far lavorare l'impasto e facendo poi la prova del glutine come abbiamo fatto in precedenza nel primo impasto. Penso di essere stata chiara e poi seguitemi attentamente e vedrete come faccio i passaggi. Sono passati 20 minuti e adesso facciamo la prova del glutine come abbiamo fatto prima. Fariniamo un po' le mani, prendiamo un pezzo e già si vede così che è elastica l'impasto, lo spezziamo e cominciamo ad allargare la maglia. Ed ecco qui che man mano che allarghiamo vediamo la trasparenza dell'impasto, vedete? E questo vuol dire che l'impasto è pronto. A questo punto uniamo l'uvetta che è stata leggermente idratata e poi strizzata e asciugata con un canovaccio, quindi la rendiamo il più asciutto possibile. Quindi inseriamo all'interno l'uvetta e anche i cubetti di cielo. Facciamo girare la planetaria per un paio di minuti a modalità lenta. Ok. Adesso io faccio un'altra cosa, elimino il banco da lavoro di legno e continuo a lavorare l'impasto sul tavolo che non è di legno ma è liscio. Questo serve per poter lavorare meglio l'impasto a mano. Con un po' di burro ungo il piano. Andiamo a ungere bene le mani con il burro e andiamo a prelevare
il panetto. Ed eccolo qua. Allora, adesso non dobbiamo fare altro che dare delle pieghe a questo impasto bellissimo, come vedete. Vedete com'è bello? E andiamo a rotolare la pasta in questo modo. Riprendiamo di nuovo e arrotoliamo. Questo serve per incordare ancora di più l'impasto. Vedete com'è bello, morbido, liscio e bellissimo. Ok, adesso non ci resta che lasciare il panetto su questo tavolo, sul piano da lavoro, coprire con un canovaccio e aspettare che riposi perlomeno 30 minuti, 30-35 minuti. A dopo. La mezz'ora è passata, strofino ancora un po' le mani con il burro. E adesso, questa è una fase molto importante, andiamo ad allargare un po' l'impasto in questo modo e sempre arrotolando diciamo l'impasto formiamo un rotolo, quindi diamo una prima piega in questo modo, vedete? Ed ecco qui. Lo rivoltiamo e continuiamo a fare un'altra piega in questo modo. Questo serve per incordare bene l'impasto. Dopodiché andiamo a pirlare e quindi a formare il nostro panettone, questo panetto. Quindi sempre bagnandoci un po' le mani con il burro andiamo a fare in questo modo, tentando sempre di girare su se stesso il panettone, il panetto, e di fare una bella pallina. Ecco qua. Vedete com'è bello? E a questo punto non ci resta che metterlo dentro a uno stampo, questo è uno stampo da un chilo, però prima di metterlo nello stampo io voglio pesarlo per vedere se esattamente è un chilo di impasto. Perfetto, è giusto un chilo. Ed ecco qui, e lo mettiamo all'interno. Ed ora non ci resta che far lievitare l'impasto e porteremo l'impasto fino al, diciamo, a un centimetro dal bordo del contenitore. E lo metteremo dentro al forno, a forno spento, magari con la luce accesa, e per idratare, per non far asciugare la superficie del panettone, metteremo una ciotolina di acqua bollente sotto la teglia, sotto la teglia dove contiene il panettone. Detto questo, aspettiamo e poi vediamo il risultato. Dopo 4 ore e mezza di lievitazione, ecco il nostro panettone è pronto. Adesso, prima di infornarlo, lo lascio 15 minuti all'aria per far sì che la superficie si secchi un pochino, ecco, si indurisca leggermente, per poter poi incidere la calotta, ok? A dopo. Con una lametta o un coltello affilatissimo andiamo a incidere leggermente, mi raccomando piano piano, la superficie, quindi facciamo tipo una croce. Piano piano, con attenzione, altrimenti si può smontare, sgonfiare l'impasto.
Mettiamo al centro un fiocchetto di burro e questo servirà poi per ungere tutta, insomma, la parte. Mettiamo un altro pochino di qua e un altro poco di qua. Ecco qua. E a questo punto andiamo ad infornare. A dopo. Amici carissimi, amiche carissime, ecco il mio panettone. È stupendo solo a guardarlo, eh? È una cosa bellissima. Allora, questo panettone è stato infornato a 170 gradi per i primi 10 minuti. Dopodiché ho abbassato la temperatura a 160 gradi per 30 minuti. Forno ventilato. E in più voglio ricordarvi che ho messo sotto la teglia un recipiente con dell'acqua. Questo serve per idratare, diciamo, e per umidificare la camera del forno, per non seccare la superficie. E adesso non ci resta che prendere questo bellissimo panettone, infilzarlo con degli spiedini che ho qui a disposizione, scusate, metterlo a testa in giù e lasciarlo raffreddare per tutta la notte. Procuratevi una pentola capiente alta, di modo che il panettone dovrà andare all'interno, oppure due pentole, una di qua e una di là, e lo mettete al centro. Io faccio così. Ed ecco qua. Un ultimo consiglio. Dopo i 40 minuti di cottura, munitevi di un termometro da cucina e al momento in cui tirate fuori il panettone, provate a misurare la temperatura interna. Quindi andrete a fare un foro con il termometro. Allora, la cottura ideale deve oscillare tra i 90 e i 95 gradi interni, ok? Quindi una volta raggiunto i 95-96 gradi, il panettone è perfetto e quindi potete spegnere e tirarlo fuori. Se dovesse essere molto molto di meno di 90, lasciate il panettone un qualche altro minuto nel forno. Detto questo, ci rivediamo domani per la conclusione del nostro panettone. A domani. Salve amici, buona giornata, sono passate oltre 12 ore, il nostro panettone è ancora qui che ci attende, si è raffreddato benissimo e adesso lo prendiamo e lo rimettiamo a testa in su. Proprio bello, eh? Sfiliamo i nostri spilloni per esaltare il gusto e il profumo e la morbidezza del panettone. Non si può assolutamente mangiarlo adesso, quindi non dobbiamo fare altro che prendere questo bel panettone, chiuderlo in un sacchetto per alimenti oppure della pellicola e tenerlo almeno 2 giorni a riposo. Dopodiché possiamo gustarlo con tanta tanta felicità. Io non ho un sacchetto della capienza del panettone e quindi userò della pellicola e lo avvolgerò ben bene. Ed ecco qui il nostro panettone è bello pronto per essere gustato. Amici carissimi, io penso e spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento.
Vi aspetto alla prossima, un like al video, iscrivetevi al canale, se vi piace commentate e se volete condividete anche con i vostri amici e ricordatevi sempre di attivare la campanella. E detto questo vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Frank.